fermento per l'ottava tappa del Giro d'Italia. Sabato 13 maggio 2023 i corridori partiranno da Terni, prenderanno il bivio di Montefranco e poi il valico della Somma per transitare anche a Spoleto e a Foligno. Da lì prima a Gualdo, poi a Sigillo e quindi a Scheggia per entrare nel territorio marchigiano. I 60 km finali racchiudono tutto il dislivello di 2500 metri. Si scalano le ascese dei Cappuccini, 3 km circa con pendenze fino al 19%, il Monte delle Cesane, 7 km con pendenze fino al 18% e dopo lo strappo di Montefelcino nuovamente la salita dei Cappuccini. Il percorso del 106° Giro d'Italia in programma dal 6 al 28 maggio propone complessivamente oltre 51.000 metri di dislivello nei suoi 3.448,6 km totali da percorrere, partenza dall'Abruzzo con una cronometro individuale e gran finale a Roma dove la Corsa Rosa terminerà per la quinta volta nella sua storia. Sindaco Fossombrone si prepara ad accogliere la carovana. Domenica prossima presenterete l'arrivo di tappa alla città. Sì, presentiamo questo grande evento, proviamo a far sì che la nostra comunità sappia e si integri a questo eccezionale evento. E ci sarà anche un ospite d'eccezione. Sì, ci sarà Cassani, Davide Cassani, che abbiamo chiesto, peraltro è un ospite ma è anche una persona che in qualche maniera è stata e ci ha dato una mano a integrarsi e pretendere, avere questo momento così speciale. A che ora e dove sarà l'appuntamento? Sarà al Palazzetto dello Sport alle 17.30, sarà una cosa molto, molto light, speriamo molto empatica, poco celebrativa, ma soprattutto che sia un episodio per far sì di far sentire, scusate il gioco di parole, alla nostra comunità di integrarsi e farsi sentire parte integrante di quello che è, ripeto, questo 13 maggio che attendiamo con tanta ansia. E quindi sarà anche una bella vetrina proprio per Fossombrone? Credo che sia una vetrina eccezionale, sia una vetrina straordinaria. Io che non sono un grande appassionato di ciclismo, ma in questo periodo ho potuto toccare con mano, cosa voglio dire, un elemento del genere e mi sono reso conto di quanto grande sia questa macchina che si muove, cosa produce e qual è l'impatto anche economico che ritorna nel nostro territorio. Un'ora e mezza di riprese che vanno in mondovisione sulla nostra cittadina, sul nostro territorio, non solo è riferito alla cittadina, ma è un evento che va preparato prima, va condiviso prima, va anche assimilato e metabolizzato da tutta la popolazione con anticipo e una volta finito questo evento deve rimanere nella nostra comunità un valore che mi auguro che resti nel tempo.